Cosa ne pensi invece del comportamento di Frank con 3 giornate di squalifica? Io i suoi precedenti non li so, non li conosco, però quando un campione sbotta in quella maniera sicuramente lui il cambio gli ha dato tanta noia. Io ero proprio sotto di lui, ho visto, era molto arrabbiato. Il casino è successo, tutto il Piemonte, la levare Ribéry, perché Ribéry doveva stare in campo, gli avversari ci temevano, non si sarebbe perso la partita, per di più tutto il casino a fine partita non ci sarebbe stato. Il professionista che è, ha sbagliato, sì, perché non deve fare quelle scene, perché la società ora è più potente di prima, e hanno sbagliato, i dirigenti ci sono in panchina, perché loro dovevano prendere e allontanare subito i giocatori, non farli avvicinare all'arbitro. Frank ha commesso un errore, ha sbagliato, da grande campione ha chiesto scusa e basta, succede, oh, succede anche ai grossi campioni di sbagliare. Partita contro il Sassuolo, c'è da rivedere un po' tutta la formazione fra squalificati e infortunati, da chi vorresti ripartire? Sicuramente a tutti piace il centravanti, ma se Montella, che lo vede tutti i giorni, non lo mette, che sia Vlahovic e sia Pedro, sicuramente non sono in condizione di giocare una partita Serie A, altrimenti non si spiega, o Montella o masochista o non si spiega. Speriamo che adesso faccia una formazione giusta, la quale io intenderei con centravanti, e più in forma. La squadra ora ha perso anche il migliore pezzo in difesa, quello che mi preoccupa più di tutti, oltre a Ribéry, e bisogna fare una partita umile, di sacrificio, e portare a casa un risultato. E non so, il problema sarà Montella, ha sempre fatto giocare i soliti 11, ora e come fa? E non ce l'ha. Ma da che si riparte? Si riparte da una buona rosa e ci sta, io penso si debba andare a Sassuolo a farla la partita, a cercare di vincerla. Per cui penso che dietro ci sono delle seconde linee che hanno voglia di giocare e penso che se sono intelligenti hanno l'occasione per sfruttarla. Ma anche qualche giovane volenteroso, l'importante è che diano tutto quello che hanno.